quella che è la media europea. Grazie. Altri che intendono intervenire? Non mi pare. Parere contrario, relatore del Governo. 5.21 Pannarale. La votazione è aperta. Ci siamo? Gigli. Marzano. Marzano. Binetti, Carfagna. Carfagna ha votato, Binetti ha votato? Ok, altri? La votazione è chiusa. Presenti 432, votanti 429, astenuti 3, maggioranza 215, favorevoli 123, contrari 306, la Camera respinge. 5.22 Pannarale, ha chiesto di intervenire l'onorevole Farina Daniele, prego. Grazie Presidente, qui siamo passati dai 50 agli 80 milioni, nel comma 1 ne abbiamo lungamente parlato, il problema dell'assetto azionario e del ripianamento dei bilanci delle società coinvolte, Expo, Arexpo, SPA. Adesso passiamo agli 80, cioè al che fare, e qui si apre un altro capitolo interessante, ne abbiamo parlato sui criteri che hanno condotto il Presidente del Consiglio dei Ministri di fatto a individuare l'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova come il maker, il progettatore dell'operazione sulle aree. Ci tocca tuttavia segnalare che anche qui il metodo è abbastanza singolare perché si dice il chi, si dice una prima frazione del quanto, ma nulla si dice del cosa. Dovrebbe valorizzare quelle ampie aree al fine di non lasciarle alla sterpaglia. Ed ecco allora che è legittimo di fronte a questa confusione, io l'ho chiamata più volte opacità, che i colleghi si esercitino nello spostamento di queste risorse, 80 milioni, verso altre destinazioni che sembrano egualmente meritevoli ed egualmente bisognose. Tra l'altro, si conclude questo articolo con una piccola, diciamo, con un cameo che, se ho capito bene, revoca le risorse finalizzate alla linea tranviaria extraurbana riqualificazione Milano-Limbiate e le destina sostanzialmente ad Expo SPA, sempre al ripianamento di quei conti non a posto, per far fronte al mancato contributo della provincia di Milano. Complimenti. Qui abbiamo quindi dei progetti che per mesi e mesi, anni addirittura, hanno esercitato le migliori menti dell'area metropolitana milanese sul che fare successivamente all'Expo, che sostanzialmente vengono per il momento cancellate. Se voi ricordate, si è lungamente discusso se poteva essere sede di un polo, di un grande campus universitario, almeno parzialmente, se potesse diventare una grande, diciamo, piattaforma logistica per i mercati generali milanesi. Si è discusso di una possibile sede della RAI e di un polo della comunicazione. Di tutto questo forse sarà, ma ne dubitiamo, quantomeno sarebbe stato opportuno che, visto che l'Expo è a lungo tempo durato e che per lunghissimo tempo è stato preparato, che si arrivasse a questo punto, complici i governi precedenti e l'attuale, si arrivasse con qualche elemento di chiarezza in più. E quindi noi diciamo, pensiamo che, fatto salvo la necessità di dare un seguito a questa vicenda troppo marcatamente, quella dell'Expo, sto parlando troppo marcatamente, tirata in ballo per fini, che con la necessità di nutrire il pianeta e dare energia alla vita nulla che avevano a che fare, ma questo credo sia comprensibile a tutto. È legittimo che i colleghi, come dire, colgano la contraddizione e trovino destinazioni alternative a questi finanziamenti. Ecco quindi, Presidente, che comincia a chiarirsi oggi. Ho finito ciò che però doveva essere chiaro prima, perché citavo atti formali, una due diligence, la riunione al Ministero della fine di settimana scorsa, che sono avvenuti quando questo provvedimento era già aperto in quest'Aula, noi ne stavamo già discutendo sostanzialmente. Che lavoro può aver fatto? Che lavoro possono aver fatto le commissioni competenti se è a tutt'oggi opaco il contenuto di questo articolato? Grazie Presidente. Grazie a lei.
Non ho altri iscritti a parlare. Ah, onorevole Palese, le chiedo scusa, prego. Sì, grazie signor Presidente. Man mano cioè che l'Aula analizza ed esamina cioè questo provvedimento, questo decreto legge, ci si accorge cioè che sì, è vero che arriveremo al prossimo articolo cioè sul provvedimento che riguarda il Giubileo, ma sostanzialmente noi qui discutiamo cioè di tre grossi cioè problemi che impegnano grandi risorse da parte del governo e quindi da parte dei cittadini italiani. In pratica cioè abbiamo, nella scorsa cioè seduta abbiamo parlato cioè per ore e ore cioè di un grande cioè problema, però che è ad altissimo costo, Terra dei Fuochi, e il problema che riguarda rifiuti e bonifiche della Campania. Adesso è la volta di Expo, poi avremo il Giubileo. Noi voteremo cioè a favore di questo cioè emendamento. Voteremo a favore perché ci sembra molto strano cioè che